La liberazione è stata nel corso di questi decenni celebrata da riti e dalla retorica, quando invece c'era bisogno di approfondire criticamente quel passaggio decisivo della storia contemporanea del nostro paese. E c'è di conseguenza un difetto di memoria storica che riguarda la società in generale, in particolare i giovani, sia per i difetti della scuola, dell'insegnamento della storia, ma non credo che poi questa sia la causa principale. Bisognerebbe andare più a fondo, capire che la liberazione rappresentò un cambiamento anche radicale di sistema politico e riportò la democrazia, riportò anche conquiste, determinò conquiste sociali e civili. Però nel rapporto contraddittorio che c'è sempre nelle società tra rottura e continuità, la continuità si affermò anch'essa, per cui quegli interessi forti, quelle idee, quei sentimenti che appartengono a una cultura di destra, a una cultura di tipo autoritario e fascista, che ha radici profonde nella società italiana, e continuò ad agire anche nel corso di questi decenni, e oggi tende ad affermarsi, a riproporsi con più forza, ma è un dato esistente. Insomma, come diceva Brecht, e questo ad agito diciamo a impedire che il 25 aprile, la liberazione, divenisse la data fondante di tutti gli italiani e di un nuovo regime in cui tutti gli italiani si potessero riconoscere. Per dimostrare la civiltà di questa città, che non è sempre bella, non la voglio magnificare, però in quel momento espresse sicuramente un elemento di notevole civiltà. Un nostro giovane compagno, Corrado Sassi, un partigiano, all'indomani della liberazione incontra un suo compagno di classe con il quale era amico profondo, che era stato invece impegnato con le brigate Mussolini. Si raccontano le vicende che avevano attraversato, riflettono, certo con parecchia amarezza per la tragedia di una generazione intera che era stata tradita con la demagogia del fascismo, no? Perché chi aveva pagato di più dei 20 anni della dittatura erano i giovani, soprattutto non solo perché erano stati mandati a morire nelle guerre, ma soprattutto perché erano stati ingannati nei loro ideali. Perché sai quanti giovani passano all'antifascismo e all'azione partigiana partiti per la guerra, convinti, no, della giustezza di quella guerra, convinti che si andava a esaltare la patria italiana, eccetera, eccetera. E che quando c'è lo sfascio dell'esercito, quando ci sono le costettazioni invece delle colpe, degli errori, eccetera, passano dall'altra parte. Allora, c'è una riflessione che fanno questi due. E che cosa decidono? Decidono di prendere una corona e di andare al cimitero. E si incamminano da Piazza 4 Novembre verso il cimitero di Perugia. Si accoda qualcuno che gli chiede: che fate, dove andate? Andiamo a mettere una corona sia ai caduti da una parte che ai caduti dell'altra. Questa notizia, così molto isolata, arriva sui giornali. Noi ci interroghiamo, chiamiamo Corrado Sassi, che è un mio amico, non sta a Perugia ma abita qui in Toscana, ha scritto un bel libro su questo, e decidiamo che fare. Pensate che era il momento in cui gli odi erano profondi.
si decide di fare quella che è passata la storia su tutti i quotidiani italiani con articoli di fondo di tutti i giornali che si chiamò la pacificazione a Perugia. Organizzammo alla sala dei notari un grande incontro, chiedemmo la presenza del prefetto, del sindaco e dell'arcivescovo e lì andammo a discutere, sviluppando. I giornali riportano il nuovo Corriere di Firenze, allora c'era questo quotidiano con la cronaca di Perugia, riportano la cronaca di quella seduta, è in biblioteca, lo si può trovare, c'è anche il mio intervento, c'è anche il mio intervento. Che cosa si disse? Che i giovani avevano pagato, che le colpe del fascismo non potevano essere attribuite ai giovani, ma alle forze economiche, politiche che avevano messo in piedi il fascismo e l'avevano mantenuto al potere, non esclusa la monarchia, e che i giovani dovevano confrontarsi, riconciliarsi, perché bisognava guardare avanti all'Italia da ricostruire. Fu un bellissimo dibattito, la sala dei notari gremita. Questa cosa perugina non fece storia, no? Pensate che si concluse l'assemblea con la nomina di una commissione, diciamo, paritetica, in cui c'erano alcuni di noi e alcuni dei giovani che erano stati fascisti. La sede fu l'università per stranieri, dove ci si incontrava in un'aula, perché Capitini era stato nominato commissario, praticamente rettore, dell'università per stranieri dal Comitato di Liberazione Nazionale. E si andò avanti per alcuni giorni. E io vidi anche quali risultati positivi ne venivano, perché si creava un clima nuovo, cioè si guardava all'Italia di domani. Ecco, non si stava ripiegati all'odio dal quale eravamo usciti. Però questa cosa nazionalmente non ebbe molta fortuna e si tornò poi ai contrapposti ideologismi, che ho detto, quando poi gli ideologismi non rispondono alle realtà diventano cose negative. Atteggiamenti violenti ci sono stati, la guerra civile è violenza. Io credo che appartiene più a questa stagione in cui il cosiddetto revisionismo storico cerca di in parte di ridimensionare, in parte di calunniare la resistenza. Io non nego gli eccessi che ci sono stati. So, perché è stato dimostrato, che in alcune regioni, nel momento del passaggio dall'occupazione alla liberazione, cioè attorno al 25 aprile del 45, ci sono state reazioni anche violente. Il triangolo rosso cosiddetto dell'Emilia e altre manifestazioni. Un grande storico ha visto la resistenza anche, oltre che come guerra patriottica, come guerra civile. Badate, l'idea di guerra civile in generale il movimento partigiano la respinge. Ancora ci sono miei amici partigiani che dicono no, la resistenza è stata soltanto guerra di liberazione, guerra patriottica di liberazione. In parte hanno ragione, perché questo è l'elemento predominante, però è anche vero che ha avuto gli aspetti di guerra civile e gli aspetti di guerra sociale, perché all'indomani della liberazione in alcune zone, non è il caso dell'Umbria, non c'è un caso che si può citare per l'Umbria, ma in alcune zone, per esempio in Emilia, è successo che i contadini partigiani, che avevano dei conti, dei duri conti con i proprietari agrari fascisti, hanno fatto le loro vendette, va bene? E questi aspetti ci sono stati e non vanno nascosti, perché, come ho detto,
una guerra con gli strascichi di guerra civile, quella cosa terribile che ho detto. Lì c'erano elementi di guerra sociale, va bene? Quindi è stato anche questo. Però la violenza fondamentale è stata 20 anni di dittatura in cui venivano incarcerati gli oppositori, uccisi gli oppositori. Bisogna ricordare Giovanni Amendola, Antonio Gramsci, i fratelli Rosselli. Gli oppositori venivano uccisi, gli altri cacciati nelle galere, poi mandata la gente nelle guerre. Io ho elencato 10 paesi a cui è stata dichiarata guerra dal fascismo durante 20 anni, e soprattutto il periodo dell'occupazione tedesca. I partigiani venivano agganciati con un uncino, impiccati con un uncino sui pali. Questa è stata evidente che questo determinava reazioni, e quegli aspetti ci sono stati.